fine del suo lungo percorso attraverso la pianura padana, il Po si apre per incontrare le correnti del mare, un territorio dove si mescolano in una strana alchimia acque dolci, acque salate e terra, e in cui l'uomo e la natura convivono e coesistono. Questo stretto rapporto tra l'uomo e l'ambiente circostante è valso nel 2015 al Delta del Po il riconoscimento di riserva della biosfera MAB UNESCO. Garantire uno sviluppo sostenibile, tutelare habitat ed ecosistemi, supportare attività di ricerca e formazione sono tra le funzioni fondamentali di ogni riserva della biosfera. Per questo in ogni riserva sono previste tre aree distinte, fortemente integrate tra loro. Core area, in cui sono tutelati gli ecosistemi e le specie animali e vegetali presenti. Buffer zone o zona cuscinetto, che contribuisce alla preservazione della biodiversità. Transition zone, l'area di cooperazione, che non è sottoposta ad alcun vincolo. È qui che si trovano i centri urbani, i progetti modello di sviluppo sostenibile.